scala di 1,40 m, di 1,40 m, quindi per 35 metri quadri, di 96-10, come si possa pensare ad esempio di inserire in quella scala, che poi nella realtà ci sono diverse situazioni, un non so come qualsiasi nome tecnico, però servostrada utilizzabile, che chiaramente con una misura di 2,10 non so se, immagino che sì, ci possa rientrare, però una volta messo quello e una volta in funzione si ferma la scala, perché nessun altro può salire o scendere fino a quando non è stata disattivata, non so, quella scala. E quindi per questo è come fare una 1,80 m, perché anche lì togliendo il 35 m, un materiale 1,50 m, che anche in presenza di un servostato si riesce il passaggio anche ad altri sulla scala. Basta vedere dal termine
e credo sia stato interessante perché ha sancito un punto di riflessione anche la prossima volta, che è fondamentale, ovviamente questo è una sorta di sconfitta, l'assessore si trova con il tecnico che prende la parola nonostante la pensa avesse detto il contrario. Io consiglierei di impostare gli altri risultati sulla serenità, consiglierei anche alla maggioranza di interrompere questa cosa, perché non fa onore, perché se la prossima, le prossime discussioni ci fossero di un impatto, si fanno spesso la stessa si fanno gli stessi emendamenti, è anche più piacevole questa cosa, perché poi sono dei consiglieri, va bene, cioè neanche a mai si chiede se mi no. Però invece consiglieri da una parte luce, magari che avrebbero anche qualcosa, mi sembra inopportuno che venga messa una sorta di sordina per una, come dire, una diciamo un termine di scuderia, insomma, per un ordine di scuderia. Se no la prossima volta noi postiamo una maniera più serena, finiamo tutti gli emendamenti, se c'è qualche emendamento da ritirare, vediamo quale sia un'altra seduta portato, altre due, quindi tutte le altre sedute, postiamo. Se noi impostiamo in una maniera seria, tutti e due non possono essere oggettivamente, però noi siamo interessati al dibattito, smettiteci di dimostrare che siamo poco seri, perché io lo domando soprattutto ai componenti della maggioranza che non fanno parte del PD, però non è per aprire polemiche, ma come si fa a passare altri consigli senza nemmeno sentire quali possono essere divergenze o differenze all'interno di una maggioranza? Viva Dio, ne avrà differenze, saranno consiglieri a pensare a differenze. Quindi adesso l'invito io rivolgo a Mandeoni, magari poi conferirà col sindaco da Bruxelles, sarà una sessione d'arte, questo importantissimo, questa importantissima assise, se poi volesse il sindaco di Torino anche avere la possibilità di raccontarci, cioè, faccia questa proposta, come ho sentito dire onore, si può provare, noi siamo disponibili anche a comprimere un po' il nostro tempo, se si può fare un mini dibattito su quello che c'era da raccontare il sindaco, perché dopo c'è la legislatura e magari nessuno è possibile. Io la imposterei così, con un clima sereno, che non può essere quello che si è preparato questo, perché per ripicca, siccome Matteo ci ha detto, ma che ripresenta tutte e 60, se non è presentato un po' meno qualche uno si può anche vedere di farlo passare. Siccome si presenta tutte e 60, allora si scherma. È un eccoci. Sulle regole, bisogna trovare sui modi. Allora se un'opposizione decide di presentare tutti gli emendamenti, allora anche quelli buoni non vengono presi in consenso. Così è andato. Io lo trovo un atteggiamento che in primo luogo, tra virgolette, in maniera molto meno pesante di vedere il termine, forse vuol dire offende la democrazia e il Consiglio. Bene, grazie consigliere Massimo. Se ci sono altri interventi. Consigliere, ci sono altri interventi prima che la formulazione. Quanti sono? Presenti? Ora sono 24 consiglieri presenti. Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi è favorevole all'emendamento? Quattro favorevoli, chi è contrario all'emendamento? Chi si astiene? 5 astenuti.